Vedete, la cosa fondamentale è il ritmo. Sempre agitare con un ritmo. Un Manhattan si agita a tempo di foxtrot. Un Bronx a tempo di one step. Un dry martini solo a tempo di valzer. Ecco. Bene. Che c'è? Un momento. E poi c'è un'altra tendenza ancora più moderna nell'arte di... Prego, grazie. Secondo alcuni esperti... Salute. Salute? Prego, un altro bicchiere. Come sta? Noi ci conosciamo bene. Oh, certo, ci conosciamo da anni. Lei non è Nick Charles? Sì. E non si ricorda di me? Sono Dorothy Wynand. Non quella pazza mocciosì. Già. E come ha fatto a riconoscermi? Lei aveva un gran fascino per me, un poliziotto in carne e ossa. Mi raccontava storie straordinarie, erano vere? Più no che sì. Tommy, ti presento Nick Charles. Salve, Tommy. Piacere. Un altro bicchiere ancora. Ha risolto un caso per mio padre. Già, un pazzo voleva ucciderlo. Come va suo padre? È di lui che le voglio parlare. È sparito. Sparito? Ma non puoi dirlo, cara. Starà lavorando da qualche parte. Io non riesco a trovarlo, ho provato tutto. Forse lei saprà. Ah, io non so niente. Sono stato in California negli ultimi 4 anni. Perché non cerca il suo avvocato? Si chiamava, mi pare, Mac... Oh, McCauley? Herbert McCauley. Beh, ho provato una volta, ma... Perché non prova un'altra? Vabbè. Ecco una moneta. Grazie, torno subito. M'ha contagiato la preoccupazione. Oh, non deve lasciarsi contagiare. Si ricordi, è un tipo in gamma, ma... svitato. Basta, basta, non tirare. Basta. Signora, sono molto spiacevole, ma non posso. Non posso. Può portare il cane qui. Ma è il cane che porta me. Si è fatta male? Signora. No, 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 prima le donne e i bambini, grazie. Hai fatto ancora centro, mi pare. Oh, allora era da te che correva. Ciao, dolcezza. Mi ha trascinato in tutti i bar dei dintorni. Già, doveva uscire con me oggi. Oh, mi pareva. Ti presento Tommy, mia moglie. Oh, salve. Piacere. In genere sono più in ordine. Ho fatto le spese di Natale. Signora, temo che dovrò portare via il cane. Oh, va bene, va bene, è tutto a posto. Il cane è mio e mia moglie è mia. Avresti potuto nominarmi per prima. È un cane educatissimo, si comporterà bene. E se mordesse qualcuno? No, non è capace. Guardi, accuccia. Accuccia. In piedi? Visto? L'hai trovato? Sì, è proprio qui all'angolo. Suo padre? No, McCauley. Gli andiamo subito a parlare. Oh, mia moglie. Lei è Dorothy Wynand. Piacere. Mi dispiace che andiamo di corsa. Ci fermiamo al Normandia un paio di settimane. Ci venga a trovare. Ne sarò felice, grazie. A presto. Arrivederci. Arrivederci. Siedi, dolcezza. Leo? Signore? Cerca di... Ho capito. Ecco. Due cocktail. Bella ragazza. Sì, è del tipo simpatico. Ne hai molti di tipo? Solo te, cara. Snella, brunetta, con le mascelle resistenti. Leo, con gli omaggi della casa. Chi è? Oh, cara, speravo di non dover rispondere a questa richiesta. Prosegui. Ebbene, Dorothy in realtà è mia figlia. Vedi, era primavera a Venezia. Ed ero così giovane che non sapevo che facessi. Siamo tutti così in famiglia dal lato paterno. A proposito, come va il lato paterno? Oh, molto meglio, grazie. E il tuo? Di quanti drink hai preso? Con questo faranno 6 martini. Va bene, mi porti altri 5 martini, Leo, e me li allinei qui davanti. Sì, signora.